Buongiorno a tutti, sono io che ringrazio il Centro di Geomorfologia per questa opportunità e sono lieto di condividere teoria, ma soprattutto pratiche di valorizzazione del patrimonio culturale, in particolar modo del patrimonio museale, attraverso le cosiddette piattaforme del sapere libero, la più nota delle quali e Wikipedia, la famosa enciclopedia libera. Ecco, ho appena condiviso lo schermo per cui possiamo iniziare il nostro percorso alla scoperta di questa opportunità. Cercherò di non parlare troppo velocemente per favorire la traduzione simultanea da parte della collega che naturalmente ringraziamo. Mi piace iniziare con questa immagine, una bella immagine delle celeberrime Tavole Palatine. Questa foto è stata scattata da un fotografo amatoriale lucano di nome Giuseppe Flace. E con questa fotografia, questo autore si è aggiudicato il primo posto nel concorso fotografico Wikiloves Basilicata, che è l'edizione regionale, come scopriremo più avanti, del più grande concorso fotografico del mondo, che si chiama Wikiloves Monuments, ed è promosso e organizzato dal movimento Wikimedia. La Basilicata è una delle regioni che da più tempo organizza un contest locale all'interno del concorso nazionale, per cui questa fotografia non solo ha consentito a Giuseppe Flace di vincere questo premio, gli ha consentito anche di esporre, come vedremo alla fine, questa fotografia negli splendidi spazi espositivi del Museo Archeologico Nazionale Dino Adamestiano di Potenza per diverse settimane e naturalmente di promuovere le Tavole Palatine come modello, emblema del patrimonio culturale lucano della Magna Grecia a livello internazionale, sfruttando la grande visibilità delle piattaforme Wikimedia. La più nota tra le piattaforme, tra i progetti del cosiddetto sapere libero è naturalmente Wikipedia, che noi tutti conosciamo benissimo, utilizziamo molto di frequente per trovare informazioni con un taglio divulgativo. Pochi di noi la utilizzano anche in maniera costruttiva per aggiornare, migliorare, arricchire i contenuti presenti in questa enciclopedia, andando dunque ad aggiungere un ulteriore tassello a questo puzzle 3D, così come rappresentato nel celebre logo di Wikipedia. Wikipedia è migliorabile e lo è in tutte le sue versioni linguistiche. Ogni tassello, come vediamo, riporta il carattere di un diverso alfabeto. Pensate che le versioni linguistiche di Wikipedia sono circa 300, per cui uno degli aspetti più interessanti dal punto di vista dell'impatto che il lavoro su Wikipedia, anche sui contenuti di tipo culturale, può avere, riguarda proprio il multilinguismo, ovvero la possibilità di confrontare le diverse versioni linguistiche dedicate, ad esempio, a un monumento o ad un museo, arricchire o creare ex novo le voci attualmente mancanti. Ed è quello che da diversi anni stiamo facendo non solo in Italia, ma in particolar modo anche in Basilicata, grazie alla collaborazione delle istituzioni culturali, tra cui anche il Polo regionale dei musei nazionali della Basilicata, dei musei statali della Basilicata, che è anche, diciamo, patrocinatore di questo appuntamento.
alcuni brevi spunti sulle origini e sulla mission del movimento Wikimedia. La Wikimedia Foundation è una fondazione senza scopo di lucro, nata e operativa ancora oggi in California, nata nel 2003, con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di Wikipedia e dei cosiddetti progetti fratelli che scopriremo insieme, che fanno parte della galassia Wikimedia, con l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di contenuti liberi, laddove libero non fa riferimento soltanto alla gratuità dell'accesso a questi contenuti, ma fa riferimento alla licenza d'uso di questi contenuti, le famose licenze Creative Commons. Sono le licenze con cui tutti i contenuti sono pubblicati sulle licenze Wikimedia, ma naturalmente l'obiettivo è quello di fare in modo che questo modo, questa maniera di pubblicazione e di distribuzione dei contenuti sia sempre più diciamo, sviluppata anche al di fuori dell'ampio recinto delle piattaforme Wikimedia. Wikimedia Italia è il chapter nazionale di Wikimedia Foundation, è un'associazione di promozione sociale che promuove da più di 15 anni i progetti Wikimedia nel nostro paese e la cultura libera nel suo insieme. Così come Wikimedia Foundation, Wikimedia Italia non è responsabile dei contenuti pubblicati su Wikipedia e sulle altre piattaforme Wikimedia. La Wikimedia Foundation gestisce le piattaforme dal punto di vista della infrastruttura tecnologica, per cui quando a volte compare in testa alle voci di Wikipedia quel banner anche abbastanza invasivo che ci chiede di fornire un piccolo contributo alla Wikimedia Foundation, ecco, quel denaro serve per mantenere in piedi la infrastruttura tecnologica e l'evoluzione, diciamo anche da un punto di vista informatico, delle piattaforme. Per quanto riguarda i contenuti, invece, ognuno è responsabile delle modifiche e di ciò che scrive su Wikipedia. Questo è molto importante dal punto di vista della, responsabilizzazione, quindi anche da un punto di vista educativo, nei tanti, tantissimi progetti che abbiamo realizzato con le scuole, ma anche con le università. Abbiamo sempre messo l'accento su questo aspetto. Wikipedia non è un social, ma è un luogo in cui resta traccia di tutte le modifiche avvenute nella apposita pagina della cronologia che accompagna ogni pagina wiki, per cui se da un lato il motto degli wikipediani è be bold, ovvero sii audace, non avere paura di sbagliare, perché è sempre possibile porre rimedio. Dall'altro canto è importante sottolineare che su Wikipedia e su tutte le piattaforme Wiki resta traccia di tutto ciò che è stato fatto e di tutto ciò che è stato scritto. Non esiste Wikipedia Italia, ma esiste Wikipedia in lingua italiana, Wikipedia in lingua inglese, che naturalmente è la versione più ricca di contenuti, anche perché è stata la prima, è nata il 15 gennaio del 2001, Wikipedia in lingua francese e così via. L'obiettivo è quello di contribuire alla diffusione, al miglioramento, all'avanzamento del sapere e della cultura attraverso questo meccanismo cui facevo cenno, ovvero la produzione, la raccolta e la disseminazione gratuita di contenuti pubblicati con licenza libera, proprio per incentivare l'accesso alla conoscenza e per sviluppare, grazie a questi contenuti, appositi percorsi educativi per tutte le fasce d'età. Wikipedia ha le sue regole, sono stati battezzati i cinque pilastri. E sono questi. Il primo, Wikipedia è un'enciclopedia, per quanto sui generis, per quanto
radicalmente diversa rispetto alle enciclopedie tradizionali, Wikipedia è pur sempre un'enciclopedia, per cui non tutto può essere scritto su Wikipedia, ma soltanto ciò che riveste un interesse generale. E questo interesse generale è testimoniato dalla presenza di fonti scritte, analogiche o digitali, dedicate a quell'argomento. Non è possibile scrivere una voce su un tema, su un fenomeno, su un episodio, su un personaggio, se su quel fenomeno, su quel personaggio non è stato scritto nulla. Mancherebbero le fonti, ovvero mancherebbe la base essenziale per poter predisporre una nuova voce enciclopedica. La seconda regola, il secondo pilastro, recita: Wikipedia ha un punto di vista neutrale. Scrivere una voce enciclopedica non è un'operazione banale, occorre cercare di evitare giudizi di valore, sia in positivo sia in negativo, rifarsi e limitarsi alle fonti per descrivere nella maniera più obiettiva possibile quelli che sono i fatti testimoniati dalle fonti. È un grande esercizio di scrittura. Il punto di vista neutrale, diciamo, è un obiettivo difficile da raggiungere, ma è importante tendere in quella direzione. Wikipedia, in altre parole, non è lo spazio dove possiamo esprimere pareri e giudizi personali. Fortunatamente nel web ci sono già tanti spazi dove poterlo fare, dai social ai blog. Wikipedia è lo spazio dove, da amanuensi digitali, dovremmo limitarci ad offrire una forma di conoscenza divulgativa sulla base della consultazione delle fonti primarie, delle fonti scientifiche. Quindi è un processo di distillazione della conoscenza, un esercizio molto utile che obbliga, tra virgolette, i redattori di Wikipedia, quindi anche i tantissimi studenti che abbiamo coinvolto nei nostri progetti, a entrare in contatto con le fonti, ovvero con le biblioteche, e approfondire la conoscenza delle fonti, rielaborarle, evitando il fenomeno del copia e incolla, ovvero del plagio, e pubblicare questi contenuti originali, queste sintesi originali all'interno di Wikipedia. La comunità wikipediana è molto severa per quanto riguarda il fenomeno del copia e incolla e segnala con grande tempestività ogni tentativo di replicare, senza modificarli, senza rielaborarli, contenuti già pubblicati altrove. E anche questo rappresenta un elemento molto importante dal punto di vista educativo, dal punto di vista dell'educazione all'uso responsabile dell'informazione, soprattutto quella presente online. Wikipedia è libera, abbiamo già detto il motivo, non è libera soltanto perché è liberamente accessibile come tantissimi altri portali web. È libera in un senso più specifico perché tutte le voci sono pubblicate con una licenza Creative Commons, per cui chiunque può riutilizzare questi contenuti a patto di citare la fonte e a patto di ripubblicare quel contenuto accompagnandolo sempre con l'indicazione della licenza d'uso. Ma su questo torneremo a breve. Wikipedia ha un codice di condotta, la cosiddetta WikiCat, l'etichetta comportamentale della comunità wikipediana, dove i più anziani, dal punto di vista dell'esperienza di editing in Wikipedia, fanno di tutto per accogliere nella maniera migliore i nuovi, coloro i quali muovono i primi passi dentro Wikipedia. L'ultimo pilastro recita: Wikipedia non ha regole fisse, al di là naturalmente di questi cinque pilastri. Vuol dire che nel corso degli anni la comunità wikipediana ha, diciamo, precisato tutta una serie di norme, che vanno a
ad arricchire, diciamo, il cosiddetto, quello che potremmo chiamare il regolamento di Wikipedia. Ma in realtà il modo migliore per imparare ad utilizzare Wikipedia in scrittura e non solo in lettura è quella di mettere mano alle voci e soprattutto di interagire con la comunità per confrontarsi in maniera costruttiva sul modo migliore per arricchire una pagina già esistente, correggere delle informazioni sbagliate o poco aggiornate, o addirittura creare delle nuove pagine. Ecco, scorro rapidamente diciamo, il contenuto di ciascun pilastro perché in realtà ci siamo già soffermati su questi aspetti. Mi soffermo un attimo sul concetto di enciclopedicità, che è particolarmente rilevante, che non ha a che fare con la notorietà, non basta essere popolari per essere enciclopedici, ha in realtà a che fare di più con il concetto di verificabilità delle informazioni. Fino a circa 20 anni fa, il criterio per valutare la qualità di un'informazione consisteva principalmente nella autorialità, ovvero nel valore, nella notorietà dell'autore, dell'esperto cui veniva affidata la redazione di una voce enciclopedica o di un altro contenuto culturale. Noi ci fidavamo dell'autore. Con Wikipedia il criterio dell'autorialità sfuma fin quasi a scomparire, perché le voci di Wikipedia non sono firmate e non possono essere firmate, nonostante attraverso la cronologia sia possibile ricostruire la storia completa dell'editing di ciascuna voce, ma in realtà molti preferiscono nascondersi dietro un nickname, per cui è assai difficile capire l'identità o addirittura il titolo di studio dei vari redattori delle voci. E allora, venendo meno il criterio della autorialità, la qualità di ciascuna pagina viene valutata sulla base della verificabilità delle informazioni che sono pubblicate. Per cui, se da un lato è vero che chiunque può scrivere su Wikipedia, a prescindere dall'età e dal titolo di studio, è altrettanto vero che chiunque deve farlo rispettando i 5 pilastri e, in particolar modo, avendo cura di indicare nella parte finale delle pagine, quindi nelle sezioni dedicate alle note e alla bibliografia, le fonti, ovvero i contenuti, i libri, ma anche gli articoli, anche le fonti digitali, che ha consultato e rielaborato per poter produrre quella voce. Ogni redattore deve quindi mettere il lettore di Wikipedia nelle condizioni di poter verificare la correttezza delle informazioni inserite nell'enciclopedia libera. Il meccanismo di citazione delle fonti è quindi il meccanismo fondamentale ed è il meccanismo sul quale insistiamo in particolar modo nei progetti condotti nelle scuole e nelle università. Anche nel mondo accademico, infatti, sta avvenendo progressivamente meno quel pregiudizio nei confronti di Wikipedia, per cui sono tantissimi i docenti universitari che coinvolgono i propri studenti, i propri dottorandi, in attività di controllo, monitoraggio, sviluppo e redazione di contenuti di voci enciclopediche su Wikipedia. Questo ha un grande impatto in termini di miglioramento della qualità dell'informazione. Pochi anni fa eravamo all'Università di Padova, dove alcuni di questi docenti di varie università del mondo si sono confrontati condividendo le proprie esperienze di didattica wiki condotte in vari atenei del mondo
in vari ambiti disciplinari. Dicevo, questo tipo di attività didattica ha un grande impatto perché da un lato migliora la qualità media delle voci di Wikipedia. I contributi provenienti dall'ambito accademico naturalmente sono contributi qualitativamente molto elevati perché presso le università è molto più facile accedere a fonti scientifiche, a fonti di qualità. Ma questo ha un vantaggio anche per il mondo della conoscenza scientifica, in particolar modo per i repository ad accesso aperto che sono sviluppati già da tempo presso atenei e centri di ricerca. Questi contenuti scientifici possono aumentare la propria visibilità e il proprio impatto in termini informativi attraverso le citazioni a questi articoli, a questi papers scientifici pubblicati in calce alle voci di Wikipedia. Per cui è un circolo virtuoso di conoscenza. La buona divulgazione che è possibile mettere in pratica attraverso Wikipedia consente di favorire l'accesso a contenuti scientifici che sono in percentuale sempre crescente, disponibili liberamente attraverso il paradigma dell'open access. Questo è uno schema che sintetizza le varie clausole che compongono le licenze Creative Commons. Parlando di copyright e copyleft, mentre il primo, il copyright, è una licenza monolitica che non lascia spazio alla possibilità di riutilizzare i contenuti ed è contrassegnata dalla C che vedete in basso, per cui tutti i diritti sono riservati. Parlando di copyleft e in particolar modo di licenze Creative Commons, parliamo di una pluralità di licenze, scegliendo tra le quali ognuno di noi può individuare quella più adatta per licenziare, ovvero per pubblicare i propri contenuti, contenuti testuali, contenuti fotografici, contenuti multimediali, combinando le clausole che vedete sulla parte destra della colonna. Per cui, a partire dall'inizio, abbiamo la Creative Commons 0, CC0, che è la licenza più open, praticamente equivalente al pubblico dominio. Scorrendo questo elenco verso il basso, diciamo, aumentano i vincoli, per cui l'ultima, la più vicina al copyright, quindi quella più limitata, è la Creative Commons by NCND. Per cui i vincoli sono tali, per cui non è soltanto necessario indicare la fonte, l'autore del contenuto, la licenza BY, non è possibile riutilizzare quel contenuto a fini commerciali, non commercial use, la sigla NC, e non è possibile realizzare opere derivate dal contenuto originale, la sigla ND. In questa gamma di possibilità, la licenza Creative Commons adottata dal mondo Wikimedia è la licenza Creative Commons by Share Alike, quindi la terza che vedete nell'elenco, per cui chiunque può riutilizzare il contenuto presente in una voce di Wikipedia o uno dei contenuti fotografici che vedremo pubblicati su Wikimedia Commons, l'enorme archivio di contenuti fotografici e multimediali collegato a Wikipedia, a patto di rispettare due vincoli: citare la fonte e, laddove possibile, anche l'autore di quel contenuto, come nel caso delle fotografie, e condividere quel contenuto allo stesso modo, share alike, per non interrompere questo circuito virtuoso di conoscenza. La clausola non commercial use
viene ritenuta dal mondo Wikimedia una clausola troppo vincolante, troppo limitante e quindi non definibile come open in senso stretto. Il meccanismo del consenso, sulla base del quale in senza soluzione di continuità viene raggiunto un compromesso che è sempre che non è mai definitivo sul contenuto delle voci di Wikipedia, è uno dei meccanismi tipici di Wikipedia, dove non esiste un comitato redazionale o un comitato editoriale. Le modifiche vengono pubblicate immediatamente online, tranne rarissimi casi, per cui tutto si basa sulla negoziazione dei contenuti, sulla negoziazione delle opinioni, che non sono mai opinioni personali, ma sono opinioni basate sulle fonti che ciascun redattore di Wikipedia è in grado di portare a sostegno della propria tesi, della propria teoria. Scusatemi. E anche questo meccanismo è molto interessante, è molto formativo e soprattutto è trasparente. In Wikipedia è tutto trasparente, sia il contenuto delle voci enciclopediche, naturalmente, sia la scheda della cronologia, che accompagna ogni pagina, per cui è possibile ricostruire in un certo senso la stratigrafia completa di ogni voce di Wikipedia, perché ogni modifica viene registrata e memorizzata, ma è anche trasparente la pagina di discussione che accompagna ogni voce di Wikipedia, dove è possibile consultare il dibattito, a volte anche abbastanza acceso, tra i redattori di Wikipedia, ovvero tra coloro i quali si confrontano in questo apposito spazio circa il modo migliore per migliorare, per sviluppare il contenuto della voce enciclopedica. Wikipedia è in realtà soltanto la punta dell'iceberg, la punta più nota. Più nota anche perché noi nella maggior parte dei casi, per soddisfare le nostre esigenze di studio e di ricerca, abbiamo bisogno di informazioni enciclopediche, ovvero di informazioni che, con una certa sintesi, siano in grado di fornirci gli elementi principali su un determinato argomento, fatto, personaggio. In realtà Wikipedia fa parte di una galassia, di un ecosistema informativo molto più complesso, galassia che vedete qui esemplificata in questa immagine, per cui al centro vedete il logo della Wikimedia Foundation e intorno i loghi delle differenti piattaforme del sapere libero. In cosa si differenziano e da cosa sono invece accomunate queste piattaforme? Partiamo dagli elementi comuni, che sono principalmente due. Sono tutte piattaforme wiki, per cui si presentano anche dal punto di vista dell'interfaccia in un modo abbastanza simile, quindi la visualizzazione, il tasto modifica, che caratterizza le piattaforme wiki rispetto a tutti gli altri siti web, la scheda della cronologia e la scheda della discussione. L'altro elemento comune è naturalmente dato dalla licenza d'uso dei contenuti, tutti con licenze Creative Commons. Non è possibile pubblicare sulle piattaforme Wikimedia un contenuto protetto da copyright. Il tratto che differenzia queste piattaforme è la tipologia dei contenuti. Mentre su Wikipedia noi leggiamo e scriviamo, sviluppiamo voci enciclopediche, su Wikimedia Commons, che è l'icona che vedete immediatamente alla sinistra di quella di Wikipedia, contrassegnata da questo punto rosso e questa freccina blu rivolta verso l'alto,
Su Wikimedia Commons noi troviamo invece contenuti fotografici e multimediali. Più di 83 milioni di contenuti fotografici, tutti rigorosamente con licenza libera, tra cui immagini ad altissima risoluzione di opere d'arte e capolavori, messi a disposizione da un numero crescente di musei e di istituzioni culturali mondiali. L'icona a seguire, l'iceberg è l'icona di Wikisource, che è una vera e propria biblioteca digitale in formato wiki. Per cui in questa piattaforma noi troviamo migliaia di opere nel pubblico dominio. I grandi classici della letteratura e non solo sono tutti disponibili su Wikisource ad accesso libero. Questa sorta di elica che vedete qui in basso, con tre frecce, è l'icona di Wiki Voyage, la guida turistica in formato wiki. Le pagine dedicate alle varie località, ai parchi, ai sentieri pubblicate su Wiki Voyage hanno un taglio non enciclopedico, ma un taglio turistico, per cui sono accompagnate dalla mappa, e la mappa è quella di OpenStreetMap, ovvero della cosiddetta Wikipedia delle mappe, di un progetto che sposa gli stessi principi di Wikipedia, ma dal punto di vista della mappatura dei luoghi e non da quello della redazione di contenuti enciclopedici. Non solo, in Wiki Voyage vengono inserite anche informazioni che su Wikipedia non potrebbero trovare spazio, ma che invece sono particolarmente preziose in una guida turistica. Indicazioni logistiche del tipo come arrivare, come muoversi, dove mangiare, dove dormire e così via. Molti studenti lucani sono stati impegnati anche nella redazione di questo tipo di contenuti che hanno un impatto interessante dal punto di vista della promozione territoriale. L'ultimo logo che vorrei segnalarvi è quello immediatamente a fianco, il codice a barre, è il logo di Wikidata, che è la versione wiki degli Open Data, o meglio dei Linked Open Data, che è un paradigma di organizzazione della conoscenza strutturata che si sta facendo spazio sempre di più anche nel mondo della catalogazione dei beni culturali, come sappiamo, sia in ambito museale sia in ambito bibliotecario. Partiamo da Wikimedia Commons, questo straordinario archivio di immagini, di contenuti multimediali, per cui è possibile trovare anche file audio e file video, ma soprattutto decine di milioni di immagini. Questa è la home page della piattaforma su cui sono pubblicate tantissime immagini che ritraggono il patrimonio culturale di tutto il mondo. Nel momento in cui abbiamo la necessità di corredare la nostra tesina o magari il nostro libro che andrà in commercio con una bella immagine relativa ad un determinato paesaggio, monumento e non solo, possiamo tranquillamente sceglierla tra i milioni di immagini disponibili su questa piattaforma perché sappiamo in partenza che tutte le immagini sono riutilizzabili senza chiedere l'autorizzazione a nessuno, ma rispettando i due vincoli che abbiamo indicato in precedenza, ovvero la citazione della fonte, in questo caso l'URL, l'indirizzo della pagina web su cui è pubblicata la fotografia, il nome dell'autore o del nickname con cui quella persona ha caricato quel contenuto, e l'indicazione della licenza d'uso, della licenza Creative Commons. Dopodiché, quel libro con quella fotografia messa anche in copertina può essere tranquillamente messo in commercio perché, come dicevamo,
per il mondo Wikimedia una licenza è libera laddove non impedisce il riutilizzo di un contenuto a fini commerciali. Questa è una piccola, diciamo, collezione di fotografie di Maratea, ma in realtà è una collezione molto più ampia, che viene arricchita ogni anno attraverso il concorso fotografico Wikiloves Monuments, su cui torneremo tra pochi minuti. Ho citato poc'anzi OpenStreetMap, questo progetto collaborativo per la creazione di mappe libere, mappe licenziate con la medesima licenza libera e che sposano la filosofia Wiki, per cui come chiunque di noi può modificare una pagina di Wikipedia, chiunque di noi può modificare una mappa su OpenStreetMap. Ed è questo il motivo per cui, ad esempio, la nostra Protezione Civile o altri organi simili che operano in tutto il mondo, fanno riferimento a questa mappa e non ad altre mappe commerciali, laddove devono intervenire sul luogo, per esempio, di un disastro, di un'alluvione, di un terremoto. Perché? Chiunque sia presente in quel luogo può immediatamente aggiornare i dati e quindi rendere più facile l'accesso a quelle località. Anche OpenStreetMap è una delle piattaforme su cui gli studenti lucani e non solo hanno lavorato per arricchire la conoscenza libera, questa volta non attraverso le fonti e i contenuti enciclopedici, o attraverso le fotografie, ma attraverso l'arricchimento degli elementi che caratterizzano un luogo, una mappa. Quindi l'indicazione di un monumento, di una chiesa, di un museo, ma anche di un defibrillatore, di un accesso per i disabili. Quindi qualsiasi elemento può essere taggato, può essere inserito sulla mappa per arricchire la conoscenza di quel luogo. Questa, per esempio, è la mappa della città di Matera, se non vado errato. Esatto, sì. E vedete, facendo uno zoom, quanti sono gli elementi che è possibile inserire in una mappa per migliorare la conoscenza di quel luogo. Wikivoyage, dicevamo, è invece una guida turistica, per cui la guida turistica presente su Wikivoyage dedicata alla città di Melfi, per esempio, sarà molto diversa rispetto alla voce enciclopedica dedicata a Melfi presente su Wikipedia. Su Wikipedia troviamo soprattutto contenuti di tipo storico e enciclopedico, corredati dall'indicazione puntuale dei riferimenti bibliografici, ovvero delle fonti principali su quella città o su quell'argomento. La guida turistica in formato wiki dedicata alla stessa città presente su Wikivoyage, come dicevamo, contiene pochi elementi storici e tanti elementi che ne favoriscono la visita in un'ottica appunto improntata al turismo, evidentemente. Questa è la home page della Basilicata, presente su Wikipedia, e l'incipit della pagina, seguono poi in basso tante altre sezioni, e questa è la guida turistica in formato wiki, dedicata proprio a Melfi, con tanto di panoramica e di foto di copertina, che ritrae naturalmente il castello Federiciano. Come vedete, anche qui troviamo il tasto Modifica, troviamo la cronologia in alto a destra e troviamo la pagina delle discussioni, per cui l'interfaccia è del tutto simile a quella di Wikipedia. Cambia la tipologia di informazioni pubblicate e pubblicabili. Veniamo a noi, ovvero nell'ambito di questo
di questa grande, straordinaria impresa di costruzione collaborativa della conoscenza, che è entrata già da anni nel Guinness come la più grande costruzione collaborativa della conoscenza realizzata nella storia dell'uomo, quali sono le opportunità specifiche per le istituzioni culturali e in particolar modo per i musei? Il mondo Wikimedia ha, diciamo, raccolto questi progetti e queste opportunità nell'etichetta GLAM, che sta per Galleries, Libraries, Archives, Museums, che noi in ambito, italiano traduciamo con MAB, la sigla che indica appunto, la convergenza e la collaborazione tra, musei, archivi e biblioteche. Questa è la pagina che poi vi segnalerò in un elenco di link che metterò a vostra disposizione al termine del webinar per consentirvi di esplorare queste pagine, questi contenuti. Dicevo, è la pagina dedicata alle attività GLAM. Come vedete, siamo su Wikipedia, lo capiamo dal logo di Wikipedia lì in alto a sinistra, ma naturalmente questa non è una pagina, non è una voce enciclopedica. Questa è una pagina cosiddetta di progetto e in particolar modo è una pagina che al cui interno è possibile esplorare i contenuti relativi alle collaborazioni tra il mondo Wikimedia e gli archivi, il mondo Wikimedia e le biblioteche, il mondo Wikimedia e i musei. GLAM. Progetto nato per coordinare i professionisti del settore culturale che desiderino collaborare con Wikipedia per la diffusione di contenuti ad accesso aperto, quindi non solo sulle piattaforme Wikimedia, perché un contenuto libero e tale per cui può essere pubblicato dappertutto. Il progetto GLAM è rivolto a bibliotecari, curatori dei musei, archivisti e operatori delle istituzioni culturali. Come vedremo, già da diversi anni a questa parte, le istituzioni culturali e i professionisti culturali operano sui progetti Wikimedia nell'ambito della propria attività professionale, della propria attività quotidiana, per mettere a fattor comune le proprie competenze, per valorizzare le collezioni conservate nei propri istituti culturali, in particolar modo nei propri musei, e anche per favorire la visibilità del singolo museo, della singola biblioteca. Quali sono i contenuti più adatti a Wikipedia? Documentazione sull'istituzione nella quale operiamo, biografie di personaggi, soprattutto di personaggi storici, su cui è già possibile consultare una bibliografia consolidata, film, opere d'arte, monumenti, edizioni di festival, articoli e saggi già editi a stampa, materiale con valenza didattica, immagini a scopo illustrativo e didattico. Come comunicare il rilascio della licenza? La licenza dovrebbe essere riportata nel documento stesso e per garantirne la massima diffusione è consigliabile che i contenuti vengano messi a disposizione online nel sito web della istituzione stessa. Quello che noi consigliamo ai musei, alle biblioteche, agli archivi che vogliono pubblicare su Wikimedia Commons almeno una parte delle proprie collezioni disponibili nel pubblico dominio e già riprodotte digitalmente, è quello di creare innanzitutto nel proprio sito web istituzionale una sezione
dove pubblicare questi contenuti con una licenza Creative Commons. Dopodiché sarà molto più semplice replicare questa collezione su Wikimedia Commons, favorendo in questo modo la relazione tra quelle collezioni, tra quelle riproduzioni digitali di opere conservate nel proprio museo, nella propria biblioteca, nel proprio archivio, con tutti gli altri contenuti già presenti nelle piattaforme Wikimedia, favorendo quindi l'ipertestualità e i collegamenti tra contenuti simili. È importante, al di là del supporto che può provenire da un esperto wikimediano, fare in modo che il personale dell'istituzione culturale sia formato circa il modo migliore per sfruttare i progetti Wikimedia per favorire questo processo di valorizzazione culturale. Partiamo dagli archivi. L'archivio, come sappiamo, è una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. Perché gli archivi dovrebbero essere interessati ad avvicinarsi al mondo Wikimedia e a contribuire producendo nuovi contenuti? Per il potenziamento dell'accesso alla loro documentazione, Wikipedia in particolar modo garantisce una straordinaria visibilità. Per la riduzione dell'accesso alla documentazione originale, come tutti quanti noi sappiamo, il primo obiettivo della digitalizzazione del patrimonio culturale è la sua tutela, prima ancora della valorizzazione e della diffusione di quei contenuti attraverso le reti telematiche. Il potenziamento dell'uso e dell'interpretazione dei loro documenti. Inserire questi documenti all'interno di un ecosistema informativo così complesso e così frequentemente consultato vuol dire creare le opportunità per una nuova lettura, per una nuova interpretazione di quelle opere, di quei documenti. Naturalmente, come ogni progetto Wiki, uno degli obiettivi principali è favorire il coinvolgimento della comunità, ovvero favorire l'avvicinamento e la partecipazione da parte del più ampio numero di persone che magari scoprono quel patrimonio archivistico per la prima volta grazie ai contenuti pubblicati sulle piattaforme Wikimedia. La disseminazione di materiale di interesse specifico per Wikipedia. Negli archivi sono disponibili ovviamente fonti che possono essere molto preziose per arricchire e per corroborare le voci enciclopediche di Wikipedia. Infine, per il backup della propria documentazione online su server gestiti da altri. Quindi la duplicazione non è mai un male, come sappiamo, in particolar modo non lo è in questo caso, perché duplicare la propria collezione digitale già disponibile online sul proprio sito web istituzionale o su portali come Europeana, duplicarli su Wikimedia Commons vuol dire in realtà creare una doppia copia, la seconda delle quali è appunto inserita in un ecosistema informativo molto ramificato, per cui può favorire l'accesso a questo tipo di documentazione anche da parte di non specialisti del settore. Questi sono alcuni degli istituti archivistici che si sono avvicinati e sono stati coinvolti direttamente nel mondo Wikimedia, l'Archivio federale tedesco, che ha donato nel lontano 2008 più di 100.000 immagini, naturalmente tutte nel pubblico dominio. È uno dei progetti più riusciti a livello nazionale, quello che ha coinvolto l'ICAR,
Quindi l'istituzione archivistica, l'istituto centrale con sede a Roma, che è stato coinvolto in un progetto che ha previsto la formazione del personale e il caricamento di migliaia di contenuti sui progetti Wikimedia, grazie ai quali è stato possibile migliorare in maniera sensibile la qualità di tantissime voci dell'enciclopedia libera. Veniamo alle biblioteche. Il progetto Biblioteche di Wikimedia Italia si collega al progetto internazionale che vede già da tanti anni collaborare in maniera molto stretta il mondo Wikimedia e il mondo della comunità dei bibliotecari. Ai massimi livelli, quindi parliamo dell'IFLA, della Federazione Internazionale delle Associazioni di Bibliotecari. Quindi IFLA e Wikimedia già da anni collaborano per favorire le occasioni di collaborazione tra questi due mondi che hanno diversi punti in comune e che collaborano soprattutto su Wikipedia, su Wikimedia Commons e su Wikisource, ovvero sulla biblioteca digitale in formato Wiki, dove, come vi dicevo poc'anzi, sono già disponibili full text, dalla prima all'ultima pagina, tantissime opere nel pubblico dominio, tantissimi classici della letteratura e non solo. Si sono svolti tantissimi corsi di formazione a personale bibliotecario, spesso in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche. Una delle prime biblioteche italiane a collaborare con il mondo Wikimedia è stata la più importante biblioteca italiana, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che ha messo in piedi dei progetti e delle attività che hanno favorito il collegamento tra i dati bibliografici presenti nelle voci di Wikipedia e i dati catalografici che vengono prodotti e aggiornati quotidianamente dai bibliotecari di tutta Italia. Quindi si sono create le condizioni per favorire la relazione tra le bibliografie che arricchiscono e che rappresentano l'elemento fondamentale delle voci di Wikipedia e i cataloghi, i cosiddetti OPAC, cataloghi ad accesso, cataloghi pubblici ad accesso aperto, che vengono alimentati e aggiornati quotidianamente dai bibliotecari. La Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, la BEIC di Milano, ha donato oltre 230.000 opere fotografiche conservate nei propri fondi, in particolar modo il fondo Paolo Monti, un grande fotografo. E le sue fotografie arricchiscono centinaia e centinaia di voci di Wikipedia. Anche fondazioni ed ecomusei, quindi altre istituzioni culturali, possono trovare nel mondo Wikimedia una straordinaria occasione di valorizzazione del proprio patrimonio culturale che custodiscono, ma anche del patrimonio territoriale nel quale queste istituzioni operano. E veniamo appunto ai musei, ovvero al settore che riguarda la maggior parte dei presenti. Come sappiamo, i musei sono istituzioni al servizio della società, aperti al pubblico, hanno quindi una natura squisitamente no profit, sono delle presenze significative sul proprio territorio e sono ricchi di documentazione. Questi tre elementi sono elementi che li mettono naturalmente in contatto, in relazione, in sintonia con il mondo Wikimedia. In che modo i musei possono contribuire ai progetti Wikipedia? Innanzitutto, rendendo accessibili le loro collezioni che sono già in pubblico dominio, per cui non c'è problema di copyright. Ecco, laddove sono tanti i casi, queste opere sono nel pubblico dominio,
È possibile, è auspicabile, anzi, fornire immagini ad alta risoluzione di queste opere, fornire immagini arricchite da metadati, permettendo di caricare immagini, quindi con il supporto di un wikimediano che può guidare l'istituzione museale ad un caricamento massivo di questi contenuti, le cui riproduzioni digitali devono essere naturalmente già disponibili, oppure attraverso diciamo, un impegno più a medio-lungo termine da parte di uno staff di professionisti che operano all'interno del museo stesso. I musei possono ottenere le eventuali autorizzazioni necessarie per il caricamento di immagini delle loro collezioni che non sono nel pubblico dominio. In quel caso, ovviamente, occorre una liberatoria da parte dell'autore delle opere. Ancora, rendendo accessibile la documentazione che i musei stessi, come gli archivi e le biblioteche, realizzano, producono materiale didattico, pubblicazioni, testi di accompagnamento, siti internet con licenza libera. Quindi, condividere e divulgare la maggior parte delle informazioni che riguardano il proprio museo e il patrimonio conservato nel museo stesso. Infine, coinvolgendo il personale nel contribuire a Wikipedia e ai progetti Wikimedia, magari attraverso un progetto che diciamo, preveda una serie di attività diluite nel tempo. Ancora, coinvolgendo il pubblico nel contribuire a Wikipedia e ai progetti Wikimedia attraverso specifiche attività. Qualche anno fa si svolse negli Uffizi un editathon, ovvero una maratona di editing, sviluppo, di scrittura di voci su Wikipedia, dedicate agli Uffizi e ad alcune delle opere conservate in uno dei più importanti musei del mondo. A questo editathon parteciparono wikimediani, parteciparono operatori museali, quindi professionisti che lavorano presso il Museo degli Uffizi, ma parteciparono, diciamo, era aperto a chiunque volesse contribuire al miglioramento di queste voci, sulla base naturalmente delle fonti che erano state già selezionate e messe a disposizione, dei partecipanti. Per cui pensate, anche gli Uffizi, che in teoria non avrebbero bisogno di, come dire, ulteriore promozione, hanno, creduto opportuno lavorare, presidiare Wikipedia per migliorare la qualità dell'informazione presente su Wikipedia, dedicata al museo e dedicata ai capolavori conservati in quello straordinario museo. A maggior ragione, credo che musei di più piccole dimensioni dovrebbero cogliere questa opportunità a costo zero per migliorare la visibilità, la conoscenza di questo patrimonio e anche del proprio istituto culturale, attivando processi partecipativi che prevedono il coinvolgimento attivo da parte di tutti, non solo degli esperti del settore, degli operatori, dei curatori museali, degli storici dell'arte, dei bibliotecari, degli archivisti, ma anche di chiunque possa fornire un contributo in termini di conoscenza, in termini di supporto bibliografico, in termini di produzione di contenuti fotografici di qualità al miglioramento dei contenuti dedicati al proprio museo presenti sulle piattaforme Wikimedia. È possibile utilizzare diciamo, la tecnica del QR code o altre più avanzate, ma che sposano la stessa logica, per favorire la lettura delle pagine di Wikipedia dedicate al museo
attraverso gli smartphone. È inoltre possibile prevedere l'assunzione a tempo determinato per poche settimane di un wikipediano in residenza, ovvero di un wikimediano esperto che è in grado di guidare lo staff del museo alla pubblicazione di contenuti nel pubblico dominio sulle piattaforme Wikimedia per ottenere un impatto immediato nel giro di pochissimo tempo e per impostare un lavoro che poi proseguirà in autonomia attraverso la formazione del personale. Ma anche permettere di realizzare fotografie all'interno degli edifici, promuovere magari l'adesione del proprio museo al concorso Wiki Loves Monuments, è un altro dei modi a disposizione per favorire il collegamento tra il patrimonio culturale custodito nel museo e le piattaforme Wikimedia. Ospitare un editathon, come hanno fatto appunto agli Uffizi, ma anche in tanti altri musei, è un'ottima occasione per favorire diciamo il coinvolgimento di comunità diverse, di comunità professionali diverse. Perché i musei dovrebbero essere interessati a contribuire ai progetti Wikipedia? Per potenziare il proprio ruolo di istituzioni educative aperte al pubblico, l'obiettivo principale dei progetti Wikimedia è favorire l'accesso alla conoscenza. Quindi, da questo punto di vista, i progetti Wikimedia dovrebbero essere preziosi alleati di tutte le nostre istituzioni culturali. Far conoscere ad un pubblico più ampio rispetto a quello che fisicamente entra nei nostri istituti culturali per visitare le collezioni, il patrimonio che è a disposizione, è stato dimostrato che la pubblicazione di riproduzioni digitali, meglio ancora ad alta risoluzione delle opere d'arte, non diminuisce, anzi aumenta le visite fisiche al museo. Perché questo tipo di pubblicazione favorisce la conoscenza di questo patrimonio ad una platea molto più ampia rispetto a quella che normalmente siamo in grado di raggiungere. Per cui le persone sono incuriosite e programmano spesso una visita fisica nello spazio, nel museo. Dare visibilità alle collezioni e al lavoro di ricerca che svolgono, le pubblicazioni, le catalogazioni, le esposizioni, tutto il materiale che i musei producono quotidianamente, soprattutto in occasione di, diciamo, di nuovi allestimenti, è bene che sia diffuso con una licenza libera in modo tale da favorirne una conoscenza più ampia. Coinvolgere il pubblico nel sostenere le loro attività e le loro collezioni, attraverso la produzione di immagini, attraverso la realizzazione di digitalizzazioni, il miglioramento dei contenuti già disponibili online, la revisione dei dati e delle catalogazioni. I contenuti sulle piattaforme Wiki non sono pubblicati una volta per sempre, non sono pubblicazioni definitive, è sempre un work in progress, per cui tutte le pagine possono essere migliorate ed è importante favorire la partecipazione della comunità, favorire soprattutto la partecipazione degli esperti, degli storici dell'arte, per garantire un aggiornamento continuo delle pagine di Wikipedia e in linea con la pubblicazione dei saggi scientifici che vengono editi e che rappresentano la base per l'aggiornamento delle voci enciclopediche. Questi sono alcuni tra i musei in Europa e nel mondo che già da tanti anni hanno collaborato
alle piattaforme Wikimedia, dal British Museum al Museo Picasso, la Reggia di Versailles, il Knox Folks Museum di Oslo, il Rijksmuseum. Tra i musei italiani il Museo dell'Aeronautica, il Museo d'Arte Contemporanea di Rovereto, il Museo Galileo, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, ma è un elenco molto, molto parziale. Ogni istituzione culturale produce e commissiona ogni giorno moltissimi contenuti, ma, e questo è uno spunto di riflessione per quanti, come noi, operano quotidianamente nelle istituzioni culturali, conviene chiedersi quanti di questi contenuti cui dedichiamo tempo, energia, sono digitalizzati e quanti tra essi sono poi resi liberamente accessibili, liberamente disponibili al pubblico. E quanti tra essi sono valorizzati al meglio? Ecco, questo imbuto si stringe progressivamente. A quanti è garantita persistenza nel tempo? Sappiamo che la conservazione del digitale è per gli operatori culturali una delle sfide più impegnative. Ecco, questi obiettivi, tutti questi obiettivi, possono essere raggiunti, a parte il primo, attraverso la collaborazione con i progetti Wikimedia. A parte il primo, nel senso che i progetti Wikimedia non prevedono la digitalizzazione. I progetti Wikimedia si avviano subito dopo per favorire un processo di valorizzazione e di diffusione dei contenuti già presenti in formato digitale. Come possiamo diffondere e valorizzare i contenuti culturali prodotti e posseduti dalla nostra istituzione culturale? Parliamo anche di patrimoni molto peculiari. Uno degli ultimi musei a collaborare con il mondo Wikimedia in Basilicata è stato il Museo della Cultura Arbresh di San Paolo Albanese. Quindi, dagli Uffizi al Museo della Cultura Arbresh. Ecco, una istituzione così piccola, ma dotata di un patrimonio culturale così peculiare, può davvero sfruttare al meglio la visibilità delle piattaforme Wikimedia per diffondere un patrimonio che racconta tutto il territorio in cui insiste il museo. Diffondere e valorizzare i contenuti culturali che a volte con, diciamo, troppa gelosia, troppa prudenza, custodiamo nelle nostre istituzioni, custodiamo nei nostri hard disk, diffondere questi contenuti, in pubblico dominio, naturalmente, attraverso, il paradigma dell'open access, dell'open content, quindi il paradigma open, attraverso strumenti semplici, gratuiti, come le licenze libere Creative Commons, i progetti Wikimedia, è un modo relativamente semplice, ma con grande impatto per amplificare l'utilizzo, la visibilità, la diffusione dei contenuti culturali, di quelli già nel pubblico dominio, che sono open di per sé, ma anche di quelli che vengono concessi con licenza libera, proprio per favorire questo meccanismo di diffusione della conoscenza. E allora l'invito è a valorizzare questi contenuti culturali in open access attraverso Wikipedia, Wikimedia Commons, OpenStreetMap, perché valorizzarli significa potenziarne l'uso, scoprire, come dicevamo prima, letture e interpretazioni inedite, favorirne la visibilità e la distribuzione, non il saccheggio, ma una forma di riutilizzo consapevole, corretto e responsabile, giacché, come ho detto più di una volta, la licenza Creative Commons by Share Alike, che vedete qui indicata in basso a sinistra, in questa sigla, prevede sempre
il dovere di citare la fonte, l'autore, by, e il dovere di ripubblicare quel contenuto sempre accompagnato dalla licenza libera, dalla licenza Creative Commons. Centinaia di istituzioni culturali in tutto il mondo collaborano stabilmente con il movimento Wikimedia. Questa è una storia, diciamo, più aggiornata e più articolata delle principali istituzioni culturali mondiali che hanno collaborato e collaborano concretamente con il mondo Wikimedia. British Museum, Museo Picasso, la BEIC, il MART di Rovereto, il Museo delle Scienze di Trento, il Museo Galileo, l'ICAR, che ho citato in precedenza, il Metropolitan Museum of Modern Art di New York, che pochi anni fa ha donato decine di migliaia di fotografie di riproduzioni ad alta risoluzione delle opere d'arte conservate in quel museo, e ancora l'Accademia delle Scienze di Torino. Ecco, 406.000 immagini in pubblico dominio sono state le immagini donate dal Metropolitan Museum of Art di New York, i Musei Civici di Modena, l'Archivio Storico Ricordi, che nel 2020 ha avviato uno straordinario progetto che ha favorito la diffusione dei contenuti veramente unici conservati in questo archivio musicale, il Polo del Novecento, l'Università degli Studi di Padova, il Museo Egizio di Torino, che ha avviato proprio da poche settimane un progetto, a cui si aggiungono i bandi che Wikimedia Italia da un paio di anni sta pubblicando per favorire questo tipo di processi anche presso i musei più piccoli. Ecco il Museo della Cultura Brescia di San Paolo Albanese, così come l'Archivio Storico della CGIL Basilicata, hanno approfittato di questa opportunità grazie alla quale contenuti specifici e quindi ancor più interessanti in un archivio enorme come quello dell'ecosistema Wikimedia sono da alcune settimane disponibili, liberamente accessibili per tutti sulle piattaforme Wiki. Quali sono i cinque errori tipici degli enti culturali che si affacciano per la prima volta sulle piattaforme Wikimedia? Errori evidentemente da evitare. Improvvisare per mancanza di formazione. Quindi modificare, creare le pagine senza la dovuta accortezza, senza il rispetto dei cinque pilastri. Fare spam senza rendersene conto. Il risultato è quello di venire bloccati, perché Wikipedia non è una vetrina promozionale. Wikipedia è un'enciclopedia. Per cui occorre produrre contenuti che abbiano un taglio enciclopedico. Inserire contenuti protetti da copyright, la voce viene immediatamente cancellata. Purtroppo Wikipedia è uno dei pochissimi spazi dove c'è questa attenzione e questa sensibilità circa, il plagio, che è un fenomeno, ahinoi, molto diffuso anche in ambienti scientifici, accademici e professionali. La creazione di nomi utenti collettivi. Non è possibile registrarsi con il nome del proprio museo o con il nome di una scuola o di un'università. L'utenza deve essere sempre personale. È possibile registrarsi anche con uno pseudonimo, con un nickname, ma quell'utenza deve essere sempre personale, perché ciascuno è responsabile, come dicevamo, di ciò che scrive. Concentrarsi solo sulla voce dell'ente, farne un volantino promozionale. Non possiamo replicare sulla pagina di Wikipedia dedicata al nostro museo i contenuti del dépliant informativo che mettiamo a disposizione del nostro pubblico, perché il taglio è diverso. Quello è un dépliant promozionale, informativo, quella è una enciclopedia, per cui le informazioni devono essere prodotte, pubblicate con uno stile diverso e con un costante riferimento alle fonti. Senza
senza dimenticare che in questo caso è difficile adottare un punto di vista neutrale nel momento in cui scriviamo su un argomento che ci riguarda direttamente. È possibile farlo, ma occorre evidentemente usare ancor più cura e attenzione. Quali sono invece le cose da fare per avere successo e quindi per rendere efficace la presenza del nostro museo, del nostro istituto culturale sul mondo Wiki? Fare open access con le licenze libere Creative Commons, quindi aprire tutto quello che possiamo aprire, cioè tutto ciò che non è protetto da copyright, renderlo accessibile e pubblicarlo con una licenza Creative Commons è il modo migliore per renderlo accessibile non solo sulle piattaforme Wikimedia, ma in tutto il web. Rendere ufficiale la collaborazione, quindi stilare magari anche un protocollo d'intesa, una forma di collaborazione più strutturata con il mondo Wiki. Prevedere una sessione di formazione per il personale in modo tale che possa procedere autonomamente, coinvolgere la comunità dei wikimediani, creare eventi per favorire la partecipazione e per diffondere, promuovere questa collaborazione. Valorizzare la cultura dell'ente. Quindi valorizzare il patrimonio conservato nel museo, prima ancora del museo, arricchendo quindi non solo la voce che riguarda il nostro istituto culturale, ma soprattutto le voci che riguardano le opere d'arte, gli artisti, i movimenti, le epoche storiche, i reperti archeologici che sono conservati nel nostro museo. Comunicare periodicamente i risultati, per dare l'idea di un lavoro sempre in progress, sfruttare il multilinguismo di Wikipedia e quindi lavorare non solo nella versione in lingua italiana, ma anche nelle versioni in lingua straniera, come hanno fatto, come vedremo tra pochi minuti, diversi studenti lucani, per promuovere il patrimonio culturale della Basilicata anche presso le comunità, diciamo, diverse da quella italofona. Comunicare, condividere, formare, queste sono le tre azioni fondamentali dei progetti GLAM che coinvolgono musei, archivi e biblioteche. Per produrre un impatto, questa è una statistica che riguarda l'istituzione archivistica Smithsonian Institution Archives e che in maniera, diciamo, plastica rende l'idea di quanto sia potente Wikipedia anche rispetto a non solo al proprio sito web istituzionale, ma anche ad altri contenitori fotografici come Flickr, una delle piattaforme più note. Guardate la proporzione tra la visibilità di quei contenuti pubblicati su Wikipedia e la visibilità dei medesimi contenuti pubblicati sul proprio sito web istituzionale, dove, ripeto, è bene che siano pubblicati fin da principio, o su altre piattaforme come appunto Flickr. L'impatto è straordinario. Qui un'altra statistica relativa alla BEIC di Milano, oltre 20 milioni di visualizzazioni al mese, non della BEIC come istituzione, ma delle immagini realizzate dai bibliotecari della BEIC e messe a disposizione con licenza libera sulle piattaforme Wikimedia. Questo è il vero impatto che noi come operatori culturali possiamo dare. Non dobbiamo dare visibilità a noi stessi e neanche alle nostre istituzioni culturali. Quello è un aspetto secondario. La nostra missione è quella di valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale che abbiamo la fortuna di custodire e che abbiamo anche il dovere di valorizzare con ogni mezzo necessario.
I progetti Wikimedia rappresentano uno degli strumenti più efficaci, per di più open, gratuiti, che sono a nostra disposizione per raggiungere questo obiettivo. Vi ho detto di questo bando, che probabilmente sarà rinnovato anche nei prossimi mesi, il bando Musei, Archivi e Biblioteche 2022, che ha coinvolto anche alcune istituzioni culturali lucane, come dicevamo. Wiki Loves Monuments. Siamo partiti da qui, chiudiamo con questo che, come vi dicevo, è il più grande concorso fotografico del mondo in termini di numero di partecipanti e di numero di fotografie, che ogni anno, da 11 anni a questa parte, vengono pubblicati nel mese di settembre da chiunque abbia voglia di promuovere il patrimonio culturale in senso lato, quindi non solo architettonico, storico, artistico, monumentale, ma anche paesaggistico. Dal 1 al 30 settembre di ogni anno, chiunque può partecipare e quindi al raggiungimento di questo obiettivo, pubblicando su Wikimedia Commons fotografie che ritraggono i monumenti che sono inseriti in una lista che è in continuo aggiornamento e che tra, diciamo, subito dopo la presentazione andremo a sfogliare insieme per vedere anche la quantità e la qualità di monumenti che sono già iscritti in questa lista, grazie alla disponibilità di, nel caso della Basilicata, di ben 93 comuni su 131 della soprintendenza della Basilicata, della direzione regionale dei musei, della diocesi di Matera e Irsina e della diocesi di Potenza, Marsico Nuovo e Muro Lucano, di parrocchie, di anche istituzioni private che hanno volontariamente deciso di produrre una liberatoria in modo tale da consentire a chiunque di noi di fotografare i monumenti che ricadono nella giurisdizione di questi enti e pubblicare queste fotografie con licenza libera su Wikimedia Commons. Per partecipare al concorso, che come ogni concorso mette in palio anche dei premi, naturalmente, ma soprattutto per essere parte attiva in questo processo di valorizzazione e diffusione del nostro straordinario patrimonio culturale. Attorno a questo concorso e al contest lucano Wiki Loves Basilicata, nato nel 2016, si costruiscono ogni anno, si progettano e si svolgono tutta una serie di attività, soprattutto nel periodo estivo, come le wikigite, delle passeggiate fotografiche alla scoperta del territorio per produrre nuove fotografie da caricare nel mese di settembre, ma anche e soprattutto per incontrarsi, per favorire processi di partecipazione, per avvicinare anche le nostre comunità e non soltanto i visitatori alla conoscenza e alla scoperta del patrimonio che abbiamo magari a pochi passi, ma che non abbiamo mai visitato. Wiki in Translation è il nome che alcuni anni fa decidemmo di dare ad un progetto che coinvolse il Liceo Linguistico Da Vinci di Potenza e in particolar modo tanti studenti della scuola che furono coinvolti nel processo di scrittura di voci dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico della Basilicata nelle versioni in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca di Wikipedia. Questa è la voce dedicata alle Dolomiti Lucane nella versione in lingua tedesca di Wikipedia. Questa è la voce molto dettagliata dedicata al progetto Ofelia, un progetto architettonico di grande rilevanza
che interessò il quartiere di l'attuale quartiere di Santa Maria circa un secolo fa, un progetto firmato da Quaroni e Piacentini, e questa versione è in lingua inglese. Questa è la versione in lingua spagnola di Wikipedia, dove grazie a questi studenti è presente la voce dedicata alla cattedrale di Acerenza. Questa è la voce dedicata al castello di Lago Pesole, presente nella versione in lingua spagnola di Wikipedia, ma sono alcuni tra i tanti casi, tra le tante pagine realizzate da questi studenti. Questa è la voce dedicata al nostro splendido ponte, il ponte progettato e realizzato da Sergio Usmeci, che è oggetto proprio in queste settimane di un impegnativo progetto di restauro. I ragazzi scrissero la voce dedicata alla principale porta d'accesso e a questo capolavoro architettonico della città di Potenza nella versione in lingua inglese di Wikipedia. Ancora le cascate di San Fele in spagnolo e così via. Chiudo segnalando le ultimissime attività che ci hanno riguardato soprattutto a livello, diciamo, territoriale. L'anno scorso, nonostante le condizioni non fossero ancora delle migliori, abbiamo inaugurato il Basilicata Wiki Fest, un festival della conoscenza aperta, di respiro nazionale. In 4 giorni, in presenza, abbiamo, svolto una serie di attività tra Potenza, Matera, Venosa e Melfi, con mostre, conferenze, workshop, seminari, spettacoli teatrali, mapping party. E le immagini ritraggono una delle attività che sono state condotte presso la Scuola di Specializzazione di Archeologia, il Polo di Matera dell'Università della Basilicata, scuola diretta dalla professoressa Francesca Sogliani. Insieme abbiamo progettato questa attività che da mesi vede il lavoro di studenti, dottorandi, specializzandi della scuola nella scrittura, nella pubblicazione, nel miglioramento di voci di Wikipedia dedicate al patrimonio archeologico della Basilicata. L'Editaton, quindi questa maratona di editing, si è poi estesa alle architetture e ai siti fortificati in Basilicata, grazie anche alla collaborazione del CNR, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, e dell'Istituto Italiano dei Castelli, sezione Basilicata. Sono progetti di ampio respiro che coinvolgeranno non solo gli studenti universitari e ricercatori, ma anche studenti delle scuole nei prossimi mesi nel miglioramento di voci e di pagine dedicate appunto a questo particolare settore del patrimonio culturale lucano. E qui siamo nel Museo Archeologico Nazionale Dino Damestiano di Potenza. Nell'ambito del festival si è svolta la premiazione dei vincitori della sesta edizione del concorso Wikiloves Basilicata. E ringrazio ancora coloro che ci hanno ospitato e che ci hanno dato la possibilità di premiare i vincitori, che vedete ritratti in alto a destra, e soprattutto di esporre in uno spazio così prestigioso non solo le fotografie vincitrici, ma anche le fotografie, diciamo, più belle di tutte le edizioni del concorso regionale, ma anche del concorso nazionale Wikiloves Monuments Italia. Ecco, è stato un. Diciamo, è stata la dimostrazione pratica di ciò che un museo può fare per promuovere il patrimonio culturale e per favorire processi di diffusione della conoscenza attraverso i progetti Wikimedia, che hanno una natura digitale, ma che hanno poi sempre queste occasioni di incontro fisico e anche di esposizione su pannelli a stampa. Dei contenuti fotografici più belli e più suggestivi.
Chiudo con un riferimento, diciamo, alla Biblioteca Nazionale di Potenza, che da qualche mese ho l'onore di dirigere e che già da tempo, così come la Biblioteca Provinciale, prevede lo svolgimento di attività che favoriscono la partecipazione degli studenti delle scuole e dei tirocinanti dell'Università degli Studi della Basilicata nel miglioramento e nello sviluppo della produzione di contenuti con licenza libera sulle piattaforme Wikimedia. Ecco, uno studente dell'Università della Basilicata in queste settimane sta pubblicando su Wikimedia Commons centinaia di fotografie storiche della nostra città, della città di Potenza, ma anche di altri luoghi della Basilicata, che avevamo già digitalizzato, è un fondo fotografico della Biblioteca Nazionale di Potenza, attraverso le piattaforme Wikimedia e attraverso il lavoro che questo bravo tirocinante sta conducendo in queste settimane, abbiamo la possibilità di rendere visibile questo patrimonio, che ovviamente è già da tempo nel pubblico dominio, ad una platea molto più ampia rispetto a quella che può, come dire, consultare materialmente questo patrimonio in sede. Ecco, questo è uno credo, degli esempi più evidenti di ciò che l'ecosistema Wikimedia può fare per favorire la conoscenza del patrimonio culturale attraverso meccanismi di partecipazione, attraverso in particolare il coinvolgimento degli studenti, delle scuole, dei tirocinanti universitari. Ecco, questa è una delle fotografie, mi piaceva, diciamo, renderla visibile, la festa dei fiori celebrata tanti e tanti anni fa, forse si riesce a leggere anche la data, sì, è il 1903, la festa dei fiori nel nostro capoluogo, in questa fotografia molto suggestiva. Scattata nel 1903. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e prima di lasciare spazio alle vostre domande, volevo soltanto farvi vedere, come promesso, l'elenco dei monumenti che sono iscritti al concorso Wikiloves Monuments. Volevo far vedere, diciamo, come dire, in onore dei nostri ospiti greci, la pagina relativa ai contenuti fotografici pubblicati nel corso degli anni nell'edizione greca di questo concorso fotografico mondiale. Quindi inserirò anche questo link in modo tale che ciascuno di voi possa sfogliare queste collezioni fotografiche anno per anno e apprezzare, diciamo, non solo il patrimonio, ma anche le attività che, come vedete, vengono svolte anche dai nostri colleghi wikimediani in Grecia e passo appunto alla visualizzazione della pagina web del sito Wikiloves Monuments Italia. Eccoci qui per mostrarvi molto rapidamente l'elenco dei monumenti. Ecco, Wikiloves Monuments. Cliccando su istituzioni è possibile scoprire le modalità molto semplici per aderire al concorso, come hanno fatto tantissime istituzioni culturali che ringrazio ancora, amministrazioni comunali, musei in Basilicata. Cliccando su elenco monumenti visualizziamo invece questa mappa, eccola qui, che è divisa per tipologie. La prima mappa riguarda le fortificazioni, perché quest'anno il concorso avrà un focus particolare sui castelli e su tutte le fortificazioni, che saranno, come dire, by default inseriti in questo elenco. La mappa centrale è quella che ci riguarda più da vicino, perché contiene l'elenco in continuo aggiornamento dei monumenti che sono stati autorizzati dagli enti pubblici e privati che ne detengono la gestione. Ecco, cliccando sulla Basilicata, il cui colore è più intenso in virtù
dell'alto numero in termini percentuali degli enti che hanno aderito al concorso. Come vedete, Basilicata, Abruzzo ed Emilia-Romagna sono le regioni più virtuose da questo punto di vista. È possibile sfogliare, selezionando la provincia e il comune, l'elenco dei monumenti che sono inseriti in questa lista. Quindi, scegliamo comuni, ecco qui, qualsiasi comune, ecco questo è Potenza, ecco l'elenco dei monumenti. Come vedete, monumenti civili autorizzati dal comune, dalla provincia di Potenza, nel caso della Torre Guevara, per esempio, che è stata recentemente liberata, per cui sarà ancora più bello fotografarla quest'anno, ma autorizzati anche dalla diocesi, perché ovviamente la cattedrale di San Gerardo, così come tante altre chiese del capoluogo, sono state autorizzate dall'arcidiocesi di Potenza. Ecco un elenco molto corposo di monumenti. In totale sono più di 1.000 i monumenti della Basilicata che sono stati già inseriti in questa lista in virtù dell'adesione volontaria e convinta dei gestori di questi beni. Ecco, il 1° settembre, in questa stessa pagina, comparirà come ogni anno sulla destra un'ulteriore colonna dove sarà disponibile il pulsante che consentirà fino al 30 settembre il caricamento di nuove fotografie per partecipare all'edizione 2022 del concorso. Quindi ciò che come fotografi possiamo fare è quello di individuare in questa ricchissima lista i monumenti e caricare le fotografie che abbiamo scattato magari anche tempo fa, non necessariamente nel 2022, di ciascun monumento in corrispondenza appunto della stringa. Ecco, io direi che possiamo fermarci qui, interrompo la condivisione e sono naturalmente a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e curiosità. Grazie. Cortesemente per le domande, magari utilizziamo la chat in maniera tale che. Approfitto della presenza del direttore Savino Gallo, che vedo tra i partecipanti, per ringraziarlo per il supporto che ha fornito in queste ultime settimane ad un progetto che ha visto gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina lavorare al miglioramento di contenuti legati proprio al Museo Archeologico Nazionale di Metaponto e ad argomenti legati al patrimonio custodito in questo museo. Se volete, posso farvi vedere il lavoro che proprio in questi giorni hanno completato i ragazzi di questa scuola. Quindi c'è una domanda di Maria Lucia. Come primo consiglio ai musei, dici che è opportuno dotarsi di buone digitalizzazioni?
Sì, come dicevo, diciamo i progetti wiki arrivano immediatamente dopo, ma di progetti di digitalizzazione ne abbiamo e ne avremo ancora di più con i fondi del PNRR, quindi credo che abbiamo, chiunque di noi ha già negli hard disk dei computer, dei propri musei, delle proprie biblioteche, materiale di qualità pronto all'uso, che non aspetta altro che essere disseminato e diffuso attraverso le licenze libere. Domando direttamente, così magari a me aveva molto colpito quella pratica dell'istituzione di un wikipediano in residenza, e però non so se in Basilicata sia così utilizzata dalle nostre istituzioni, cioè l'ho vista di più in altri contesti. Viene utilizzata qui tra le istituzioni culturali oppure ancora no, si preferisce fare diversamente? In Basilicata non abbiamo ancora esperienze di wikipediani in residenza, in effetti, né presso biblioteche, né musei, né archivi. Però, ripeto, quella è un'opportunità tra le tante, quindi non è necessario passare attraverso diciamo, il ricorso a quella figura, che facilita naturalmente soprattutto l'avvio del processo e consente anche un caricamento massivo di contenuti in poco tempo. Si può fare diversamente, diciamo, i musei lucani, già aderendo a Wiki Loves Monuments, hanno innescato un processo di partecipazione, diciamo, dal basso, per cui godono di una visibilità e di una qualità dell'informazione migliore su Wikipedia, grazie ai contributi, non di uno specialista wikipediano, ma da parte di studenti, da parte di fotografi, che in modo diverso hanno comunque migliorato la qualità di questi contenuti, come dimostra appunto il caso, ecco, dell'Istituto Bernalda Ferrandina. Questa è la pagina del progetto. Il loro lavoro, come vi dicevo, ha riguardato soprattutto i contenuti legati al Museo Archeologico Nazionale di Metaponto. Questi sono i ragazzi che hanno partecipato. I ragazzi hanno migliorato la voce dedicata al museo in lingua italiana, aggiungendo fotografie e aggiungendo, diciamo, riferimenti alle collezioni. Hanno lavorato alla versione in lingua inglese, eccola qui, che non esisteva. Hanno lavorato dunque, alla creazione della voce nella versione in lingua francese, eccola qui, anche questa non esisteva. E hanno caricato una serie di fotografie e hanno lavorato anche su Wikivoyage per l'arricchimento della guida turistica dedicata al Metapontino. Questo è proprio l'ultimissimo dei progetti condotti in Basilicata, che riguarda proprio un museo, tra l'altro. Abbiamo un'altra domanda da Anastasia. Se uno volesse avere accesso al contenuto del materiale, per esempio scaricare delle foto, ci sarebbe bisogno di un account? No, assolutamente no. Le foto possono essere ricercate tranquillamente su Wikimedia Commons. La fotografia può essere scaricata anche al massimo della risoluzione e può essere utilizzata citando, come dicevo, la fonte, quindi la pagina, il nome dell'autore, che è sempre, diciamo, ben visibile nei metadati dell'immagine, e la licenza d'uso, che in linea di massima è quasi sempre la CC BY SA nella sua release 4.0, che è la più recente. Mentre per caricare immagini è necessario aprire un'utenza, contrariamente a quanto accade su Wikipedia, dove noi possiamo modificare una pagina, quindi scrivere anche e salvare quella modifica anche senza esserci registrati. Ma anche quella modifica viene
diciamo, memorizzata da Wikipedia, per cui nella cronologia comparirà non il nome utente, in quel caso, che ha effettuato la modifica, ma l'indirizzo IP, ovvero l'identificativo numerico del dispositivo, del computer, del tablet, dello smartphone che è stato utilizzato per effettuare quella modifica.